disse il bambino, sì, io mi ero fuorissimo, perché lui non c'era paura di donna più vicina. Sai che c'è ciò? Ci stanno un paio di poesie che adesso non me le ricordo, però Agosti è il ciao, come stai? Anzi, è stato bravo lui perché... E Dario? Quali sono i volumi? Mi ricordavo che c'era. Sì, era in un mese perché faceva molto di qua. Allora, lui è l'amico Vittorio dei ragazzi che tengono. Adesso sarà piena. Cominciamo? Sì, sì. L'acqua c'è. L'acqua è piccolino. Buonasera, buonasera. Ciao, Dan. Grazie a lei. Sarebbe una fiaba se non morissero ogni giorno 35.000 bambini. Allora, grazie innanzitutto a mio figlio Dante che mi consente di giocare. No, c'ho questo, non mi sentite da qui, ma mi sentono, credo, no? Mi sentite abbastanza bene. E dunque, e anche a mia figlia che fino a 2 mesi fa non sapeva neppure che mestiere facesse. L'ultimo incontro, il più importante titolo, che è un percorso della memoria. Adesso allora ci troviamo con loro, con Dacia soprattutto, dopo tanto tempo. Con Adele, lei mi ha dato sempre l'incarico di occuparmi delle battaglie difficili. Qualcuna l'abbiamo vinta, come nel caso di Anna Maria Stese, molte altre, ripetiamo ogni giorno. Quella di Goliarda Sapienza, che sarà un'altra. Non ha avuto la Bacchelli. Però se oggi anche Aldo Merini... Certo, anzi questo ve lo lascio vicino così potete già intervenire. Non c'è più lei. Io di Dacia conservo una lettera, quando sto male ce l'ho nel computer, alcuni tengono la Maronna, altri tengono Maria Teresa di Calcutta, io tengo la lettera di Dacia perché mi ha insegnato la gentilezza. Ad Adele l'ho conosciuta grazie a Dario Bellezza che mi ha dato un suo libro, il giorno dopo lo stampavo, tentavo, e invece Dacia mi ha presentato Moravia e da quel giorno e in quei giorni la mia vita è cambiata. Poi, tante malessere, tante dolore, l'ultima è stata Lucedere, ma ad andarsene, ci hanno un po' rattristato. E questa è una serata allora dedicata, credo, a tutti quelli che abbiamo nominato. Goliarda Sapienza, che tra pochi giorni esce con il libro in Audi, quindi dopo il successo dalla Francia, come Anna Maria Ortese, ha successo in Italia. Dacia forse è stata più cauta, più lavoratrice, più serena, non so, forse la famiglia, il papà, la Sicilia, le origini siciliane, invece è l'autrice più conosciuta in tutta Europa. Non esce mai, non va mai nelle librerie piccole, nelle librerie, non va mai alle 21, insomma, però io sono talmente felice di questo, anche se il libro del quale parleremo a Canando questa sera, se toccate i microfoni mi dispiace, no, si sente, poi c'è il microfono direzionale che c'ha il nostro amico. Allora, Dario non è partito con la musica, quindi non mi ha aiutato, io sono stato... Sì, non mi ha aiutato Dario, perché non mi ha aiutato, perché bisogna interrompere, no? Era importante per me. Vuoi... Sì, no, non vuoi... Rispetto molto, è lei
capacità di concentrazione, di non disperdersi, di mettersi al tavolino ogni mattina quando non viaggia, di leggere quando aspetta l'autobus, così racconta la fiera degli sposti, in qualunque momento. Quindi mi sono messa d'impegno a leggere questo suo ultimo libro e trovo più serio leggervi quello che ho scritto rivolgendomi a lei in questi tempi di email. Le voglio raccontare, quando ho deciso di cominciare a leggere Il treno dell'ultima notte, prima di tutto mi sono arrampicata sulla scala e ho pescato nello scaffale dove sono i tuoi libri il tuo romanzo Il treno per Helsinki. Non è che dopo tanti anni mi ricordassi per filo e per segno questo libro, ma sapevo che con il racconto di quel viaggio in cui un gruppo di 68 romani si imbarca sul treno per Helsinki per andare al Festival della Gioventù Comunista, che all'epoca era un avvenimento che era quasi un'iniziazione. C'erano i cinici alla romana, ma c'erano anche quelli che tu dici, gli ingenui entusiasti stalinisti. E in quei momenti io credo che tu hai cominciato a esprimere con ironia le tue perplessità sul comunismo, è così. E quindi me lo sono tenuto accanto, questo primo libro di viaggio verso e a proposito del comunismo, mentre incominciavo a combattere con la densità storica e la pesantezza di quest'altro libro. E la mia non è una critica quando dico pesantezza. Per esempio, azzardo, non sempre la leggerezza predicata da Italo Calvino è una virtù, non sempre. Qui hai raccontato la rivolta di Budapest contro i sovietici, 1956, dall'interno, come se l'avessi vissuta. Mi sono fatta i conti sulla tua data di nascita, avevi 20 anni. Ecco, io vorrei che tu mi dicessi che cosa ti ha fatto partire per questa avventura grossa, in cui raccontando storie hai raccontato la storia Torres maiuscola. Questo mi interessa. Grazie. Ma certamente qualcosa della crisi del comunismo mi ha toccato in quell'epoca. Io credo che la questione di Budapest, cioè il piccolo paese magiaro che stava sotto Stalin e stava molto male, non aveva libertà di parola, non aveva libertà di pensiero, c'era un solo partito unico, c'era tutti i loro dirigenti venivano indicati da Mosca, e c'era veramente un totalitarismo completo e loro soffrivano di questa mancanza di libertà, però non osavano, perché avevano visto cosa è successo agli altri paesi che avevano osato alzare la testa. Ora, cosa succede quell'anno lì, nel 56? C'è il ventesimo congresso. Il ventesimo congresso, Khrushchev pubblicamente denuncia Stalin e dice che molte delle sue prese di posizione erano state sbagliate, dice che tutti quei processi che sono stati fatti e che sono stati seguiti da esecuzioni capitali molto gravi, impiccagioni, fucilazioni, erano stati ottenuti con la tortura, cioè che l'uso della tortura era quotidiano e che lui aveva praticamente eliminato intorno a sé tutte le persone che in qualche modo gli facevano ombra, davvero tiranno l'antico, insomma, peggio ancora di come aveva fatto insomma, Pietro il Grande, per dire, tutti coloro che in qualche modo, compresi gli intellettuali, noi sappiamo la fine che ha fatto Jesenin e Majakovskij, e se non li uccideva li costringeva a suicidarsi. Allora, il fatto appunto che Khrushchev denuncia queste cose in piena assemblea di fronte
a tutti i partiti comunisti del mondo, è un avvenimento straordinario. E allora i paesi satelliti hanno pensato, ah, allora qualcosa sta cambiando. Hanno pensato, siamo di fronte a una svolta. Forse il comunismo si ricrede e forse possiamo fare una forma di democrazia, anche se larvata, ma possiamo provare. E la cosa più atroce è che l'Unione Sovietica ha lasciato che questo popolo, piccolo popolo, si illudesse. E ha lasciato, è durato poco questa illusione, ma insomma quasi un mese, no, un po' meno, 20 giorni, durante i quali loro hanno potuto rimettere in Parlamento i piccoli partiti, hanno potuto mettere al governo un capo di governo che era scelto da loro, che era Imre Nagy, hanno potuto tirar fuori la gente dalla prigione, hanno potuto cominciare a fare dei giornali, tanti giornali sono nati in quei giorni, tante radio libere, e questo, loro non hanno detto guardate che se fate così vi invadiamo, no, non ne hanno detto nulla, li lasciavano fare, questa è stata la cosa più atroce secondo me. Non solo, ma Khrushchev è andato a consultarsi con Mao e Mao gli ha detto, pensate che Mao, che noi consideriamo, che avevamo considerato come un eversore, comunque uno che aveva liberato il suo popolo, rivoluzionario, lui è uno di quelli che ha consigliato a Khrushchev di invadere il paese. Poi è andato da Tito, un altro che sapevamo che era contro Stalin, era riuscito miracolosamente a non farsi invadere, però insomma era una sfida nel fianco, tutti pensavano che era un antistalinista, eccetera. Anche lui gli ha dato il consiglio di invadere. Poi è andato da Togliatti, o almeno perlomeno si è consultato con Togliatti, e questo secondo me è stata l'inizio della crisi più grave del comunismo italiano, perché anche Togliatti ha detto no, bisogna invadere, cioè ha creduto alla balla enorme che girava per l'Unione Sovietica, che era una controrivoluzione, che era roba di poche persone, eccetera. Invece no, era tutto il popolo magiaro, tutti erano per strada, erano rinati i consigli di fabbrica, cosa che erano stati proibiti da Stalin, erano rinati i sindacati erano stati proibiti, erano considerati una cosa eversiva, poi erano rinate le radio, i giornali, insomma c'era un entusiasmo straordinario. E il 4 novembre, tutto questo comincia il 23 ottobre, 4 novembre trema la terra, loro si affacciano alle finestre e vedono questi carri armati che arrivano da tutto il nord, e sono 5.000 carri armati, una cosa incredibile per un piccolo paesino come quello. E comincia la mattanza, uccidono senza fare processi, con processi, Nagy lo impiccano, lo processano anche lui, processo senza difensori, è una cosa vergognosa. E poi tanta gente, tanti operai, tanti studenti che facevano le manifestazioni, sono tutti uccisi. Quindi è stata, secondo me, una ferita gravissima, da cui il comunismo non si è ripreso mai più. Forse quella è stata una delle più brutte, dei più brutti episodi del comunismo, proprio poi dopo la morte di Stalin, capisci? Erano 3 anni che era morto, sembrava veramente che ci fosse lo spazio per la libertà. E io, insomma, da lontano ho assistito, nel senso che ho partecipato a questo evento, e mi ha colpito molto, anche perché quei carri armati con quei soldati sovietici erano quelli che avevano liberato i campi di concentramento nazisti. Quello è il punto, che la grande contraddizione che ci ha messo in crisi, quelli che noi credevamo nell'utopia, diciamo così, del comunismo, no? Tante tessere furono restituite, Fabrizio Onofri, che era... Si è diviso a metà il partito. E fino di Togliatti è uscito dal partito. Molti sono usciti, anche Rossana Rossanda, Magri, tanti sono usciti. Quindi, ecco, io mi chiedo, il tuo
storia di una donna, di una ragazza che fa la giornalista, ma da vecchia giornalista dirò, non con eccessivo impegno, no, come no. Giornalista, perché una che ha la fortuna di trovarsi a Budapest con la rivolta e non va a telefonare al giornale. No, ci va, ci va, ci va, però non riesce, no, lei è imbranata. È imbranata per quell'albergo, perché lei c'è andata, c'è andata, c'è andata, però i telefoni funzionavano male, però i grandi giornalisti, quelli che erano adulti, che la sapevano lunga, sapevano come a girare queste difficoltà, lei no. D'altronde c'era Montanelli che era lì in quel momento. E lui sapeva come fare. Lei è una ragazzina che. E poi anche perché appunto lei aveva in mente la ricerca del suo piccolo amore d'infanzia. Sì, io non volevo parlare di questa ragazza che parte dalla Toscana in cerca del suo amore bambino, e credo che questo sia il frullo d'ali che ti ha ispirato, che ti ha fatto venire l'idea. Questi due ragazzini che andavano a rubare le ciliegie o a mangiare le ciliegie sugli alberi insieme, che si erano promessi eterno amore, una cosa romantica. E lei... Sai come possono fare gli adolescenti, certo. Credendoci, no? Non era una specie di sentimentalismo, era una cosa vera per loro. Era un austriaco ebreo, e la famiglia decide, stranamente, una follia, di tornare in Austria, perché io ho pensato che è un po' come il giardino dei Finzi Contini, cioè i Finzi Contini non credevano affatto di essere più ebrei che italiani, credevano di essere più italiani. Sì, però devi sapere che questa è una cosa comunissima. Sì, certo. Io studiando il problema, andando in Austria, ho trovato che c'erano tantissime persone, soprattutto gli ebrei non ortodossi, che non praticavano la religione, i laici, che erano integrati totalmente. Loro dicevano, questo è il mio paese, questa è la mia lingua, questa è la mia cultura, io sono austriaco. Cioè, non riuscivano a immaginare che il loro paese, improvvisamente li considerasse nemici. Ma nemici in base a che? Capisci? Era una cosa inimmaginabile, veramente difficile da immaginare. Infatti il nazismo all'inizio ha cercato di incoraggiare gli ebrei a andarsene, e molti sono andati via. Molti invece sono rimasti, perché non hanno potuto credere che ci sarebbe stata una persecuzione così feroce e addirittura finita con lo sterminio. Non ci potevano credere, non ci hanno creduto. Purtroppo l'hanno pagata cara, ma dico, loro sono i primi. Lei infatti, la madre di Emanuele, è figlia di un generale austriaco che nella prima guerra ha perso un braccio per un'azione eroica, per far passare i soldati austriaci sul ponte, e lo stesso imperatore gli ha messo una medaglia d'oro sul petto. Allora, per lei, e queste sono delle ragioni, ancora di più per essere considerata austriaca, e per non credere, lei non ci crede, fino all'ultimo istante non crede che una famiglia ebrea, ma totalmente integrata nel paese, possa essere considerata nemica e esclusa dalla vita sociale. E invece la ragazza che fa la giornalista conserva le lettere che il ragazzo Emanuele le ha scritto, bellissime. Perché devi usare il microfono, perché le persone che sono di là non ti sentono, e quindi sì, perché di là c'è il video e c'è... Io ho obbligato Peppe, sì, che non mi aveva chiamato. È vero. Allora, io volevo leggere una lettera di Emanuele che lei toglie da quella borsa del padre, nella casa del padre, da quella valigia. E poi quell'incontro con il padre di Amara, quando va a trovare il padre. Però lì, la devi conoscere. Allora, io già lo conosco. Voglio vedere di stringere, perché altrimenti Peppe mi dice, cominciare a leggere. Allora, lei è in treno e da questa valigia, dove ha tutte le lettere di Emanuele, questa valigia che aveva preso a casa del padre a Firenze, ogni volta che cammina le cicogne si muovono, aprono le ali e prendono a sollevarsi. E io da grande voglio fare il pilota.
L'ho detto a papà e mi ha riso in faccia. Lui dice che farò l'industriale come lui. C'è l'azienda, dice. Devi cominciare a pensarci. Papà non sa mettere la cravatta. Si torce davanti allo specchio e fa delle smorfie buffissime. Alla fine chiama la mamma perché lo aiuti. E lei con la lingua in mezzo ai denti gli fa un nodo perfetto. Qui non ci sono alberi su cui arrampicarsi, amara mia. Viviamo in un appartamento in mezzo alla città. Dalla mia finestra vedo un palazzo grigio dai fregi scolpiti nella pietra. Vedo dei vasi esposti sui balconi. Vedo le tendine chiuse. Non ho mai colto una testa affacciata a queste finestre. Quanto vorrei essere con te a Firenze, dove la gente si sporge dai balconi e si chiama da sotto come in un paesello. La mattina mi alzo alle 7, faccio colazione con papà. La mamma dorme fino alle 10. La bambinaia, Marisca, prepara per noi delle grandi pappe, yogurt fresco con fette di banana tagliate sopra, latte caldo allungato con caffè, fette di pane arrostolito o cosparse di burro fresco e marmellata fatta da lei. Ogni giorno si lamenta che c'è la guerra e non si trovano gli ingredienti per cucinare come vorrebbe. E papà aumenta la quantità di soldi che servono per comprare le cose al mercato. Per una settimana, e il problema nostro è di fermarla perché potrebbe leggere tutto. È bravissima, infatti credo che così sarà. Io su questo rapporto, su questo sogno della ragazza che parte con la borsa piena di lettere e ha perfino un quaderno di lui, e poi forse il masochismo femminile nell'insistere in questa ricerca, e poi cosa trova? Trova qualcuno che è completamente mostrificato e lei non vuole credere che sia l'Emanuele biondo che costruiva gli aerei, che si lanciava dagli alberi. E queste, quelle sono le scene, le sequenze che fanno più drammatico questo tuo libro. Per tre quarti del libro lei, attraverso tutte queste avventure, è con il guadagno dell'amicizia di Hans, l'uomo dalle gazzelle, insegue. Emanuele è stato sottoposto a degli esperimenti, che era una cosa che facevano i nazisti con molto sadismo. Non gli importava niente che poi ci lasciassero la pelle. Allora, uno degli esperimenti che facevano era quello di vedere fino a quando resisteva un corpo dentro l'acqua gelata. Questo lo facevano a Dachau, eccetera. E su 20 ne morivano 15, no? Però dicevano sì, può resistere fino a, non so, due ore e mezza, eccetera, eccetera. Però la cosa terribile è che quelli che sopravvivevano, però avevano dei danni interni, dei danni al cervello che erano irreversibili. Ecco, questa è la cosa terribile, che non è soltanto uccidere, è anche questa idea di usare le persone per degli esperimenti. D'altronde sapete anche di Mengele, no? Che faceva gli esperimenti sui gemelli. Era uno che aveva studiato medicina, che sapeva fare alcune operazioni, però da lì poi parte una follia completa per cui lui fa degli esperimenti che non servivano assolutamente a nulla, almeno quelli dell'acqua, insomma, teoricamente servivano a sapere quanto poteva resistere un soldato in acqua, ma altri esperimenti che loro facevano erano assolutamente inutili, capisci? Per esempio trasferire un fegato da una persona a un'altra, trasferire un pezzo di cervello, puri esperimenti per poi erano modi di uccidere le persone, le persone morivano come mosche. E questa forse è una delle cose più atroci, il fatto che non solo si ammazzava, ma si trasformavano le persone a tal punto che dopo diventavano anche nemiche di se stesse. Se tu pensi che fra l'altro tutte le funzioni legate
alla morte e al recupero dei cadaveri all'interno dei campi di concentramento era fatta dagli ebrei. Cioè i nazisti non si sporcavano le mani, c'erano questi gruppi che i Sonderkommando che andavano, per esempio, quando intanto li portavano dentro le camere a gas, quando poi morivano tutti, potevano uccidere fino a 8.000 persone al giorno. Poi aprivano la camera, dovevano far sfogare un po' l'aria di gas, poi questi poveretti si dovevano mettere lì a trascinare i cadaveri, poi gli toglievano i denti d'oro, che dovevano, le protesi di denti d'oro li toglievano tutti, e lì per lì, proprio dal cadavere, questo lo facevano gli ebrei, non è che lo facevano, capisci, sono cose che, terribili, lì per lì, se non puoi fare altro lo fai, ma certamente la tua vita non può che essere stravolta e sopravvivere a delle cose simili. Come fai a sopravvivere al fatto che tu stesso hai partecipato a mettere dentro la camera gas migliaia di bambini, capisci, cercando di calmarli o dicendo ma guarda, fai una doccia, adesso ti do il sapone, vedrai che poi esci più pulito, stai tranquillo, la tua mamma sta lì, eccetera, eccetera. In generale le mamme le mettevano insieme ai bambini perché sapevano che quei bambini avrebbero strillato, per non creare confusione, non creare disordine. Ma sapete perché hanno cominciato a uccidere col gas? Perché i soldati dell'SS prima facevano così, li mettevano su al margine di un fosso, facevano scavare il fosso, poi li fucilavano e buttavano giù i cadaveri. Però a un certo punto c'è stato una specie di malessere nei soldati nazisti. Era troppo. Cioè, questi bambini, queste donne incinte, che non erano solo soldati, dovevano essere sparati, uccisi, buttati giù, molti non morivano, andava a finire addosso ai cadaveri, bisognava poi coprirli con la terra. A un certo punto i soldati hanno cominciato a bere, a drogarsi, perché non sopportavano, per quanto abbruttiti non sopportavano. Allora i militari hanno cominciato a pensare, no, dobbiamo trovare un sistema meno cruento per uccidere gli ebrei. E così hanno trovato. Prima li chiudevano dentro nei camion con il gas di scappamento verso l'interno. Però ci mettevano un po', ci mettevano 10 minuti. A morire, e in quei 10 minuti succedevano molte cose, c'erano il fine mondo, questi urlavano, protestavano, si ammucchiavano, si picchiavano, eccetera. E invece il Zyklon B che è stato trovato era una cosa per la disinfestazione dei topi e a granuli, e a contatto con l'acqua viene fuori un gas che è letale. Allora loro facevano così, infilavano dentro questa doccia, facevano venire giù un po' d'acqua, in modo da dare l'impressione proprio che ci fosse la doccia. Poi si apriva un buco nel soffitto, buttavano giù questi granelli azzurri di Zyklon B, questi a contatto con l'acqua veniva fuori una nuvola di gas, e questo aveva un potere straordinario, perché io ti dico, uccideva migliaia di persone al giorno. E quindi era molto efficace. Ecco, tutte queste cose qui, io sono andata a vedere varie volte, a parte il fatto che ho un'esperienza in campo di concentramento, non di sterminio, ma di concentramento, tu lo sai, in Giappone, che mi ha dato una grande sensibilità verso i campi, non so come dire, sento come qualcosa che conosco e che mi riguardano. Poi sono andata varie volte appunto nei campi, soprattutto in Polonia, no? Loro li mettevano fuori dalla Germania. Polonia, i più grandi campi nazisti sono in Polonia. Ecco, e sono cresciuta anche con queste immagini, diciamo, che sono parte della mia memoria, della memoria collettiva di tutti noi. E io credo che non possiamo dimenticare, perché anche chi è nato dopo in qualche modo viene da quella storia che va ricordata. Questo è importante, però la protagonista, quando finalmente è costretta a convincersi che Emanuele non è
è più il cherubino che lei ha conosciuto, ma è un uomo distrutto e che distrugge, non resta con lui. Esperienza storica che ci portiamo dietro certamente è una cosa che ci arricchisce noi donne, però ecco, se diventa poi una specie di unica funzione, allora è un po' una forma di schiavitù, insomma, nel caso di questa donna e di Brunilde, è certamente è qualche cosa che va al di là dell'accudimento, c'è una forma di, come posso dire, di maternale, ma anche di sacrificio di sé, sì. Totale. Sì. Maria, Herr Doktor von Oliva. Prima di passare al brano di volevo ringraziare veramente, mi diceva fermati che devi fumare, mi faceva fumare, tornando mi disse: vuoi vedere che stavolta lo vinci? Mi pare che fosse il campiere, lui è un grande, e qualche giorno dopo lei lo vinse. Mi disse: come lo sapevi? Dico: stavolta per forza. Allora, siccome questo lo ritengo il libro pieno di dolore, un dolore che noi ogni giorno cerchiamo di dimenticare, non dico noi, le persone, persino gli insegnanti. Allora, è un libro importante. Allora, per questa fortuna che a volte mi è capitato di portare anche ad Arnoldo, anche ad altre persone, è questo. Per questo, quando ti ho mandato il messaggio con dolore, era questo che volevo dire. Quindi, affinché questo dolore venga ricordato ogni giorno e non calpestato, perché tanti bambini ancora percorrono, perché le guerre non sono finite, e questa è una serata meno divertente delle altre, non potrebbe essere una serata divertente, è una serata di memoria, per quello che dicevo prima, gli amici scomparsi, ma milioni di persone trucidate. Dario Pierini, in un suo brano breve, grazie. Invece di un altro pianista che è Giovanni Renzo, è un grande, e sarà qui da noi quando ricominciamo il 20, il 10 di novembre, vi ha mandato un omaggio di un CD, ora esce un libro con un CD, l'ha mandato espressamente per voi. Vorrei continuare sul tema,
cerchiamo di non essere molto lunghi, sai perché? Penso che perché, forse le persone vogliono dire ma non vogliamo qualcosa. Essere mai lunghi, perché poi vi abbracciamo e vogliamo tanto che ci firma le copie, non scappi nella notte. Ah, dicevo di Giovanni Renzo, perché Giovanni Renzo ha fatto un disco che si chiama Infanzia, ha scritto Cenere, e ho scritto su quella Cenere, una cosa lunghissima, sull'argomento che stasera tratto, una serie di coincidenze bellissime, veramente. Ma intanto ti do la parola. No, io vorrei sapere se c'è qualcuno che vuole raccogliere questi temi che abbiamo proposto stasera. Qualche domanda? Guardate, anch'io sono timido, Adele, lo sai che io sono timido nei confronti, perché una volta ne ero follemente innamorato, lei ha una gentilezza, io ero talmente innamorato che lei ne approfittò. Quando Gregory Costa una notte a Taormina, ubriaco fatico, ubriava perché voleva amarla, mi chiamava di cose, dice, ma questo è pazzo, aiuto di tutto. Abbiamo delle cose bellissime che ci sono capitate. Però perché appunto c'è una forte stima profonda, perché diceva Adele, alcuni di noi sono scombinati, lei è ordinata, perché per scrivere romanzi così intensi ci vuole un minimo di ordine. Un metodo, sì. Poco fa lei non l'ha detto, mi avrei ricordato suo papà Fosco, ma in Italia siccome si seppellisce tutto, che è stato prima ancora di Terzani, un grande viaggiatore per conoscere il mondo, quindi lei da piccola, poi era nata a Palermo, sì, ma credo che è responsabile, a Firenze, ma da piccola era stata anche a Palermo, e non so come, ma casualmente la riportai io con le mie chiesinette in Sicilia, e poi andò a Palermo, e da lì nacque la lunga vita di Maria Nucria, credo per una serie di coincidenze sempre che ci hanno toccato. È una storia bella la nostra che racconteremo. Allora davvero io, vedete la mia timidezza, è lunga. Se non la voglio, meglio che fare. No, no, perché. Hanno voglia di ascoltare, sì, in effetti si ha voglia sempre di ascoltare l'ospite. Il ritorno allora di Amara, ritorna a Firenze, il padre è morto, sempre su questi treni, questa volta solitario, e forse, come accennavo prima, ha guadagnato l'amicizia con un uomo, un'amicizia maschile. E la domanda è, si guasterà trasformandosi in amore? Perché in più punti del tuo libro tu fai questa riflessione tra amore, amicizia, sentimento e sessualità. No, penso che l'amicizia è molto difficile da coltivare. L'amicizia è una forma d'amore, non è che sia una cosa così diversa, non sono separatissime, sono molto vicine. L'amicizia è l'amore, tant'è vero che si possono avere tanti amici è superficiale, e gli amici veri sono pochissimi, ed è una forma di innamoramento, tant'è vero che finisce anche a volte l'amicizia, come finisce l'amore. L'arte di coltivare un'amicizia, di coltivare l'amore, credo che avesse ragione Fromm quando diceva che l'amore è come una pianta nessuna pianta cresce selvaggia. Le piante hanno bisogno di cure, hanno bisogno di acqua, hanno bisogno di attenzione, hanno bisogno di essere potate e difese dai parassiti. Nell'amore è la stessa cosa. Noi abbiamo un'idea romantica che l'amore si sviluppa da solo, che si sviluppa da sola, da solo, e che sia una cosa così, che non ha regole, selvaggia, eccetera, che è un'idea romantica che purtroppo va per la maggiore, ma è un'idea totalmente sbagliata, perché appunto invece l'amore va coltivato, è così come l'amicizia. E va coltivato cosa? Prima di tutto con l'attenzione verso l'altro e con uno scambio continuo, insomma, va difesa questa piccola pianta che è in balia, come tutte le cose viventi, che è minacciata continuamente dalle malattie, dai parassiti.
poi siamo minacciati da qualche cosa che appartiene alla nostra epoca e che fa parte della nostra cultura, che è poi il mercato. Il mercato. Infatti, secondo me, anche la memoria non va bene al mercato. La memoria non va bene perché il mercato ha bisogno dell'oblio per passare ad altro. Quindi per essere dei buoni consumatori bisogna sapere dimenticare, bisogna sapere continuamente rinnovare i propri appetiti, le proprie... ecco. Invece la memoria è, questa riflessione sul passato, è questo atteggiamento di conoscenza, di voler conoscere il passato, quindi soffermarsi sul passato. E questo il mercato lo vede come una cosa negativa, molto negativa. E allora noi viviamo in un'epoca che tende a uccidere la memoria. Riempirne i vuoti con prodotti. Sì, ma prodotti che possono essere anche prodotti intellettuali. C'è la rapidità con cui si consumano gli oggetti, si trasferisce anche sui sentimenti, sui pensieri, sulle idee, perché le due cose tendono in qualche modo a unificarsi proprio nel concetto di mercato, che è un concetto che purtroppo, senza che noi lo vogliamo, penetra profondamente dentro il nostro modo di convivere con gli altri. Insomma, noi veramente tendiamo a consumare non solo le cose, gli oggetti, ma anche gli altri, a consumare gli amori, i matrimoni, fidanzamenti, le conoscenze, le idee, tutto deve passare con rapidità e inghiottire e passare con rapidità enorme per far posto al nuovo, no? Mio nonno mi diceva che lui nella sua vita ha avuto un solo ombrello. Guarda che una differenza di civiltà, tutta la vita, perché quando lui diceva si rompeva l'ombrello, andava dall'ombrellaio e si aggiustava e quindi un ombrello poteva durare tutta la vita. Invece adesso si piglia un ombrello e si butta dopo. Comunque si butta, appena un ombrello si scolla, si butta lì e se ne compra un'altra, ti costa anche poco. No, ma questo per dire è una mentalità proprio diversa, ecco, invece di conservare, quindi curare un oggetto che diventa un oggetto importante che si identifica con la persona, a un certo punto l'oggetto diventa semplicemente spazzatura, no? Infatti non è un caso che il nostro problema è la spazzatura, Noi sempre più ci troveremo a dover risolvere questo grande problema: dove mettere, cosa fare dei nostri detriti, tutto ciò che rimane appunto dopo il consumo. E questo sarà il grande problema del futuro, e quindi è bene cominciare a pensarci. Però la cosa terribile è questa, che come noi consumiamo gli oggetti, tendiamo senza volere a fare questa osmosi, per cui anche i sentimenti, i matrimoni, le amicizie, tutto, anche questo diventa un oggetto di consumo, per cui noi tendiamo a consumarlo velocemente e a buttarle via, come facciamo con gli ombrelli. La Divina Commedia e l'ha letta a tutti gli italiani.
io ho seguito Benigni che ha ripreso, ha rispolverato una cosa di 800 anni fa, quanto era la Divina Commedia? Quindi non è vero che tutte le cose vengono buttate via, no? La Divina Commedia, Benigni l'ha riportata. Una tendenza, per fortuna, per esempio, le librerie sono un luogo della memoria, però la tendenza è quella. Però io faccio un monologo dal 73 di Dacia, che sono passati 35 anni. Ancora lo faccio. E dobbiamo andare via, Pierluigi, perché sì, parte il treno. Arrivederci, grazie. Ciao, Dacia. Sì, sì, ciao. Normalmente noi però la serata la spezziamo in due, nel senso che poiché non farvi fare troppo tardi, siccome adesso ci sono molte persone, credo, che debbano farsi fare delle dediche, che vogliono, che ci tengono, quindi volevo avviarci verso la conclusione anche di questo libro. Ma io direi che è già concluso. Abbiamo detto tutte le tematiche. Il reale è veramente effettivamente. Allora, mentre Dario Pierini ci delizia, noi passiamo nell'altra, no, potete anche stare qui a fare le domande a Dacia. Seguendo un lavoro che facciamo con molta fatica grazie al fatto che mio figlio è diventato un libraio e io posso tornare a vivere quella fiaba che dicevamo l'altra volta con Silvano Agosti. La vita è una fiaba se non ci fosse completamente, poi anche nelle fiabe c'è il lupo cattivo, ma insomma cerchiamo di affrontarlo. E su questa musica noi ci alziamo e pregando Dacia, siccome avete molti libri che mi chiedete, ma può firmare, certo, adesso magari, proprio per quello che dicevo prima, potete anche venire qui a avvicinarvi uno per uno e a farvi firmare. Scusa. Dacia, se vuoi parlare.